è arrivata la Befana per i figli dei 38 operai della Fiat di Pomigliano d'Arco, il cui contratto, scaduto il 31 dicembre scorso, non è stato rinnovato dall'azienda. A portare un sorriso in una situazione drammatica ci ha pensato la Federcasalinghe di Pomigliano e Marianella. Ad ognuno dei bambini è stato consegnato un regalo, trenini, automobilini, costruzioni, oltre ovviamente a caramelle e dolci. Durante la festa anche uno spettacolo allestito per l'occasione, con tanto di balli tradizionali e cabaret. Una volta terminata la festa, gli operai hanno ripreso l'occupazione dell'aula consiliare. La nostra associazione da anni fa questa iniziativa che si chiama Sogno Natale e che di solito alla Befana trova la realtà, nel senso che si realizza alla Befana. Praticamente noi abbiamo sentito la necessità di fare un gesto di solidarietà verso chi ha perso il posto di lavoro, più che altro come gesto simbolico verso le famiglie che in Italia stanno passando un momento molto critico per il lavoro. Come casalinghe, come mamme, ci sentiamo vicine a loro, perché purtroppo sappiamo quello che è: i giovani che non trovano il posto di lavoro e padri che perdono il posto di lavoro. Dunque ci troviamo in un momento molto difficile, perché le persone a una certa età hanno difficoltà di ricollocarsi, i giovani non vedono spiragli. Mi auguro solo che in questo momento di crisi si senta di più, ma anche quando le cose andranno meglio si ricorda delle persone che hanno bisogno, specialmente vicino a noi, che magari non le vediamo. Sono Luigi Cozzolino, un licenziato della Fiat di Pomigliano il 31 dicembre, ho 41 anni e 3 figli. Ci troviamo in questa sala, praticamente l'aula consiliare di Pomigliano d'Arco, dove noi l'abbiamo occupata dal 17 dicembre. Quindi stasera ancora ci troviamo qua insieme all'associazione delle Federcasalinghe, perché hanno organizzato questa manifestazione per i nostri figli. Hanno avuto questo buon senso e buon cuore da offrire a ogni bimbo dei padri licenziati questo regalo per l'Epifania. Noi continuiamo con la nostra lotta purché rientriamo un'altra volta nello stabilimento, dove noi da 4 anni ci troviamo a lavorare in questa fabbrica, dove per noi è stato sempre un sogno e abbiamo dato un cuore a questa fabbrica, abbiamo dato tutto quello che era possibile. E non è possibile oggi trovarci a una certa età per strada e non sapere qual è il nostro futuro. Sono Gargiulo Luca, operaio di 34 anni della Fiat, con 2 bambini e moglie a carico. E fortunatamente in tutto questo c'è stata la solidarietà un po' da parte di tutti, specialmente dall'onorevole Barbato, parlamentare dell'Italia dei Valori, dove ieri a nostro favore ha fatto l'intervento della Camera parlamentare. E dove lunedì ci sarà anche un'azione parlamentare, lunedì prossimo, dove parlerà proprio del caso dei 38 licenziati a Pomigliano.